soluzione salina. Voi avete già fatto il DNA? Sì. L'NaCl che avete utilizzato è una soluzione salina. Infatti l'NaCl è il sale che usi per fare la pasta a casa. Quello lì, se sciolto in acqua, diventa soluzione. Quindi là vi hanno fatto vedere che dovete prendere 16 microlitri. Perché? Perché nell'esperimento a volte, spesso, sempre, è richiesta la precisione. Quindi è richiesto che se tu devi prendere un volume determinato, devi prendere quello. Se sono 16 microlitri non possono essere 15, non possono essere 17. Perché cambiando di un solo microlitro buttiamo via l'esperimento, buttiamo via i soldi e buttiamo via il nostro tempo. Tre fattori importanti che ti fanno pensare a quello che fai. Ora, voi qui vedete diverse piperte. Cosa hanno di diverso una dall'altra? Perché utilizzo l'altra? Perché dipende il range di volumi che io posso prelevare. Ho una pinil, che è quella blu, che mi permette di prendere volumi da 100 a 1000 microlitri. Ho una P200. Cambia. No, no, però io posso regolarla, adesso ti faccio vedere. Ho una P200 che va da 20 a 200 microlitri, che è questa. E ho una P10, questa, che va da 1 a 10 microlitri. Ora, se io sono qua, per un esperimento bisogna prendere 500 microlitri, uso questa, imposto qua 500 microlitri, così, perché l'unità non è precisa, quindi qua alla fine vedo solo centinaia e decine.